Grande fratello, Alfonso d'Apice vuota il sacco, Federica mi ha baciato. Alfonso d'Apice si lascia andare e confessa di essere stato baciato dall'ex fidanzata. Questi sono stati giorni complicati per il concorrente del Grande Fratello. Difatti è sembrato essere spesso e volentieri nervoso. E sono stati tanti ad aver pensato che questo suo nervosismo dipendesse dall'ingresso nella casa più spiata dagli italiani di Stefano Tediosi, il nuovo fidanzato di Federica Petagna. Tuttavia in queste ultime ore il ragazzo, parlando a tu per tu con Jessica Morlacchi, ha finalmente vuotato il sacco, asserendo che lui non c'entra niente. Quest'ultima ha infatti rivelato di essere così adirato per delle cose successe con Federica nei giorni scorsi. Se mi vedi così non è per Stefano, ma per certe cose successe prima. Sto parlando di qui. La Morlacchi ha quindi indagato e alla fine è venuto a galla che Federica avrebbe baciato l'ex sotto il piumone, se ci siamo baciati? Ecco. Io do valore alle cose. Ed è ovvio che sono un po' spiazzato. Grande Fratello, il concorrente preoccupato per l'ex fidanzata. Successivamente Alfonso d'Apice, parlando sempre a tu per tu con Jessica Morlacchi, ha anche tenuto a dire di non avere la minima intenzione di mettere Federica Petagna in difficoltà. Motivo per cui l'inquilino della casa più spiata dagli italiani, il quale ha perso le staffe con Stefano, non ha mai parlato fino a questo momento del presunto bacio. Non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. È stata lei a baciarmi. Quest'ultima ha quindi rivelato di sperare che adesso i suoi atteggiamenti siano maggiormente comprensibili. Adesso capite perché mi ero un po' arrabbiato e poi mi sono isolato? Jessica Morlacchi ha voluto dare qualche consiglio al coinquilino. A quel punto la cantante del Grande Fratello ha avuto senza ombra di dubbio le idee molto più chiare. Ecco. Adesso sì ma questo cambia tutto e grazie che tu sei arrabbiato, lo sarei anche io e lo sarebbero tutti. Prima fai così, poi mi baci e poi stai con questo? La concorrente ha quindi consigliato ad Alfonso d'Apice di pensare a se stesso, anche perché ha capito la sua intenzione di voler tutelare Federica Petagna, ma certo non è sua figlia. Ok che tu la vuoi tutelare, ma non è tua figlia. Tu devi pensare alle cose tue. L'artista della casa più spaiata dagli italiani ha poi rivelato di credere sia del tutto normale esserci rimasto male. È normale pensare ci siamo riavvicinati e poi adesso questa ricambia. Sicuramente martedì prossimo Alfonso Signorini indagherà a fondo su questa faccenda.